È terminato l'incubo di Federica Dorazio, la 35enne di Bacoli diventata vittima dell'ex fidanzato violento. Per oltre un anno e mezzo l'uomo l'ha perseguitata, diventando un vero e proprio stalker, colpendo anche i suoi familiari ed i collaboratori della sua ditta. Ma è stato arrestato, dopo decine di denunce, grazie all'intervento dei carabinieri della locale compagnia. L'incubo era iniziato nell'estate del 2023, alcuni mesi dopo la fine della relazione, alla quale l'ex fidanzato non si rassegnava. Al termine di una discussione aveva denunciato la giovane donna, lui l'aveva colpita con un pugno al volto. Questa furia cieca aveva spinto Federica a rivelare anche un passato di maltrattamenti e vessazioni, ma la cosa è andata avanti per quasi un anno. Due mesi fa l'appello del padre con la richiesta di aiuto al sindaco del Comune di Bacoli, Giosi della Ragione, che a sua volta rese pubblica la vicenda. Eppure i comportamenti violenti dell'ex fidanzato non si sono fermati sia nei confronti di Federica che della sua famiglia. Due settimane fa la consegna da parte dei carabinieri del Mobile Angel, lo smartwatch specifico per le donne vittime di violenza, che in caso di pericolo consente di allertare le forze dell'ordine con la semplice pressione di un tasto. E in queste ore l'epilogo finale con l'arresto dello stalker e la fine dell'incubo per Federica.